Lei dove abita? Io abito in Ripa di Porta Ticinese, numero 21. E il 24 maggio scorso è accaduto questo fatto. Uno zio è venuto a cena, era appena arrivato, è caduto per terra e mio marito medico ha diagnosticato un infarto con arresto cardiaco. Mentre lui lo rianimava, io chiamavo il 118. Il 118 è arrivato dopo circa 18 minuti. Io ho dovuto avvisarli però di passare non dall'inizio della via, perché ci sono i pilomat che qualche volta non si abbassano, ma dalla darsena, e loro sono riusciti ad arrivare insomma in una ventina di minuti. Hanno portato su tutte le loro macchine, hanno toccato lo zio al defibrillatore e sono stati qua circa una ventina di minuti. Poi lo hanno portato giù in ambulanza. Io tra l'altro avevo fatto fatica già a guadagnare un po' di spazio tra i tavolini perché l'ambulanza potesse mettersi proprio vicino al portone. Ecco, signora Simonetta, collaboravano i baristi? In nessun modo, anzi erano piuttosto seccati. Gli unici che hanno collaborato sono stati due ragazzi tedeschi che, capendo la situazione, si sono presi il loro tavolino e se lo sono spostati. Ma che ora era? Quella dell'happy hour? Sì, erano circa le 9:15, però non era una serata molto movimentata, non sembrava, perché il tempo non era tanto bello, per cui non c'era tantissima gente. Il problema è stato dopo, quando hanno fatto salire lo zio sull'ambulanza, hanno portato e hanno cercato di riguadagnare la darsena, insomma viale Gorizia. Ecco, hanno scavalcato i tavolini allora? Più o meno, perché hanno veramente faticato, era uno slalom terribile perché intanto la via si era riempita. E loro, c'erano molte persone, i tavolini erano sia da una parte sia dall'altra della via, le persone ovviamente non potevano defluire verso i marciapiedi perché anche i marciapiedi erano occupati dai tavolini. E quindi l'ambulanza era stata imbottigliata? Quindi l'ambulanza è rimasta imbottigliata. Tra l'altro, di fronte a un bar, il guidatore ha chiesto di spostare i tavolini e gli è stato risposto di fare due manovre per poter passare. Poi quando è arrivata alla fine della via è stata la cosa più drammatica, perché ovviamente c'era la classica fila di macchine con il tram fermo perché c'era una macchina in sosta che non riusciva a passare, per cui lì è stata proprio un'avventura poter passare e farsi largo. Ma non c'erano dei vigili intorno che nessuno regolavano? Ma qua non c'è mai veramente nessun vigile, e se si prova a chiedere ai vigili di fare le multe, eludono la domanda, se ne vanno, sorridono, dicono che noi non sappiamo quali sono i loro incarichi e non possiamo chiedere loro incarichi che non sono quelli di routine. Quindi il suo parente era stato imbottigliato? Sì, era stato imbottigliato. La fortuna è che appunto comunque i medici sono riusciti sull'ambulanza a fare questo, a continuare l'intervento. Ma se loro fossero dovuti arrivare alle 10:15, quando appunto c'era molto più gente, probabilmente non sarebbero arrivati in tempo. Sarebbe morto per movida?